Tennis Corner presenta. Amici sportivi, buonasera e benvenuti sulle frequenze di Rete 8, all'ottava puntata di Emilia Romagna Tennis e anche l'ultima del 2013. Questa sera temi scottanti, parleremo di biomeccanica, parleremo di balistica, parleremo di mental trainer, perché abbiamo un ospite graditissimo, ma soprattutto io sono emozionato perché stasera ci sono delle persone che, voglio dire, mi hanno, come dire, avviato nel mondo tennistico. E che stasera nell'ultima puntata prima di Natale ci hanno fatto il regalo di Natale anticipato e sono venuti a trovarci, però non ve li racconto io, insieme a loro parleremo di temi legati ovviamente al tennis e stasera svisceremo anche qualche risultato sportivo che c'è stato in Serie A femminile e maschile, ma anche al torneo di Correggio. Adesso io ti passo la parola, con me sempre Fabiola. Potresti anche salutarmi però. Buonasera Fabiola, è vero. È vero, ma ogni tanto, visto gli ospiti che abbiamo stasera, sono anche un po' emozionato. L'altra volta hai detto il mito Fabiola stasera. E mi hai ripreso, hai detto senza mito e stasera senza mito. Allora, io passo subito a presentare i nostri ospiti. Figliuzzi Patrick, del Circolo Tennis Pavullo. Buonasera. Buonasera. Poi abbiamo Federico Copini, direttore di Tennis World Italia. Direttamente dal Sudafrica. No, detto così sembra che sia venuto proprio apposta per noi, ma diciamo... Non è venuto apposta per noi. Però ci fa molto piacere averti. Buonasera qua. A tutti. Buonasera. E Gabriele Tellarini, maestro nazionale del CT Castenaso. Buonasera. Buonasera. E Elisabetta Contarini, maestra nazionale del CT Nettuno. Buonasera. Buonasera. Vedi che lo sapevo che dimenticavi un altro ospite. Vedi, lo sapevo. Poi abbiamo però, perché siccome non lo vedo fisicamente, ma lo vediamo, lui adesso c'è, lo vediamo. Il mental trainer in diretta Skype, Federico Di Carlo. Buonasera Federico. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Federico, questa sera avremo con noi, tenteremo la volta scorsa abbiamo tentato ma non ci siamo riusciti perché era in palestra, si stava allenando, stasera dovremmo riuscirci, proveremo di augurare buon Natale ad Andrea Seppi, il nostro direttore ci ha promesso che gli farà qualche domanda e quindi passerò il microfono a lui quando ci sarà da intervistarlo. Ma avremo con noi anche al telefono, oltre ad Adriano Santospagnolo, perché anche avendo Tennis World Italia qui in trasmissione con noi, c'è il binomio, non stasera potevamo rinunciare ad Adriano. E poi con Laura Golarsa tratteremo argomenti che sono andati già in polemica, perché su diversi quotidiani, anche il simposio che c'è stato a Milano, c'è stata una diatriba tra la Golarsa e chi si tratta di biomeccanica. La Golarsa asserisce che la balistica è più importante della biomeccanica, ci sono invece alcuni maestri, soprattutto quello che ci aiuta molte volte con la videoanalisi a parlare di biomeccanica, che è Raffaele Tataranni, è il maestro nazionale che lavora in collaborazione con Tirrenia, che ci fornisce, come ci ha fornito anche stasera, un video che i nostri maestri ci aiuteranno a capire dal punto di vista tecnico. Io direi di partire subito con Federico Di Carlo. Federico, subito, cosa abbiamo da chiedere Fabiola? Sì, siccome però non lo vedo, ci sta ascoltando? Sì, ci ascolta. Ci sente? Ecco, Federico, vorrei proprio partire dall'inizio e per spiegare ai nostri telespettatori che cos'è il mental trainer, questa figura che ormai sta diventando così importante nel mondo tennistico per gli atleti. Allora, diciamo che è una figura professionale che si occupa di uno degli aspetti importanti di tutti gli sport, ed in particolare del tennis, che vale a dire la parte mentale. Noi sappiamo che le quattro macro abilità nel tennis sono quella tecnica, quella tattica, quella atletica e quella mentale. Il mental trainer si occupa proprio della parte che è inerente proprio agli aspetti mentali.
Ci sono diverse figure che lavorano in questo ambito, non ultimi gli psicologi dello sport. Ultimamente sono entrati in questo ambiente anche i life coach, i mental trainer fanno parte di questa categoria, solo che si differenzia in un aspetto. Essendo mental trainer, si bada soprattutto all'aspetto proprio dell'allenamento, cioè quello mentale deve essere un allenamento alla pari di quello tecnico e di quello fisico, atletico. E io trascorro con i giocatori il 90% del mio tempo in mezzo al campo, perché se è vero che conoscere le abilità mentali come concentrazione, come visualizzazione, come rilassamento, come attivazione è molto importante, c'è una grandissima differenza tra il conoscere e il saper fare. Per cui tutti coloro che sono stati su un campo da tennis le abilità mentali le conoscono tutte quante, però sanno benissimo che tra il conoscere e poi saperle applicare in mezzo al campo sono due cose completamente diverse. Certo, e quindi diciamo che i campi di applicazione, il carattere dell'allenamento mentale è personale, poi è prestativo e sociale. Le diverse figure che lavorano nel campo della psicologia dello sport si occupano chi più chi meno di questi tre aspetti. Volevo farti una domanda, ma quindi il tuo lavoro inizia sul campo da tennis e affianchi gli atleti. Prova a farci un esempio di come procedi durante un allenamento, che cosa sono le cose che dici. Mi rendo conto magari di chiedere una cosa un po' difficile, però per farci capire in che cosa consiste realmente questo lavoro che tu fai. Allora, partiamo da questo presupposto. Quando le cose in mezzo al campo vanno bene, è molto facile comportarsi bene. Il problema è quando le cose vanno meno bene, oppure quando la partita è molto combattuta, è lì che esce fuori, che escono fuori gli aspetti mentali dell'atleta. E ovviamente quando io sono in mezzo al campo mi occupo quasi esclusivamente degli aspetti prestativi, che sono dal mio punto di vista gli aspetti più importanti per un giocatore di tennis. Ora, noi dobbiamo partire da questo presupposto. Una partita di tennis che dura 120 minuti, in verità si gioca a tennis soltanto per un periodo di 24 minuti. Gli altri 96 minuti sono tempi di pausa. Ora, se da una parte è molto facile per il giocatore fare attenzione alla pallina quando la pallina è in gioco, è in quell'80% di tempo di pausa che tutte le distrazioni inerenti, pensieri ed emozioni in particolar modo, che disturbano l'atleta nella sua prestazione migliore. E allora è quell'80% che io cerco di allenare quando scendo in campo, perché il 99,9% dei tennisti si allena per tutta la carriera per quel 20% in cui è in mezzo al campo, e per l'80% nella maggior parte dei casi non fa niente. E siccome quell'80% è molto molto importante, perché può influire positivamente o negativamente sulla prestazione, è lì che io intervengo. E quindi il mio lavoro è fondamentalmente la gestione dei tempi di pausa, la gestione dei cambi di campo, ma riguarda anche come si prepara una partita. Questi sono gli aspetti a cui io faccio più attenzione, e non ultimo anche il feedback, cioè l'analisi che avviene nel post partita. Quindi, ecco, coinvolgendo un attimino anche gli ospiti che abbiamo in studio, soprattutto vorrei sentire il parere di Federico Coppini, che anche lui è stato un buon giocatore e di tennis ne sa, ne ha da vendere, ma soprattutto anche Gabriele ed Elisabetta, dal punto di vista, perché anche loro nel loro piccolo, non avendo questa figura, non avendo la qualifica di questa figura di mental trainer, però penso che anche loro lo possono essere nel loro piccolo, insegnando sul campo tennis. Uno degli argomenti che potremmo sviscerare: come si gestisce la gestione dell'energia fisica e mentale durante
durante una partita di tennis, maestro? Ma è chiaro che la prima cosa che un giocatore deve avere, un buon modo di pensare. Quello, l'attività che fa Federico è soprattutto aiutarli a pensare bene. Se pensano bene, agiscono bene. Ogni giocatore ha un suo modo di pensare. Per arrivare ad alti livelli devono avere un pensiero estremamente positivo, affrontare le situazioni in maniera positiva, perché poi c'è la palla sbagliata, c'è un ostacolo, un arbitraggio fatto male. È un lavoro fondamentale, soprattutto ad alti livelli. A piccoli livelli, a bassi livelli, ritengo che uno debba averli già dentro. Cioè, il modo di pensare può essere corretto, può essere aiutato, ed è fondamentale. Ritengo che un periodo di crisi, un giocatore che ha un periodo di crisi, se ha vicino a sé uno che lo aiuta a star meglio, a pensare meglio, è un fondamento della sua vita sportiva e anche non sportiva. Per quanto riguarda un giocatore di alto livello, per quanto riguarda noi siamo maestri soprattutto per ragazzini, io ho fatto anche altre esperienze, però non avevo il mental trainer, ero io che mi sostituivo con la mia incompetenza, cioè cercavo di aiutare dicendo delle cose di buon senso, dicendo ovviamente dando una traccia, non ti distrarre, non pensare a cose negative, cose molto semplici. Non so, ovviamente la specializzazione di Federico lo aiuta a essere più rapido, ad arrivare a tempi più brevi all'aiuto a questo giocatore. Ritengo che la domanda non me la ricordo bene. La gestione, però... ti sei perso nei meandri. La gestione, cioè, dell'energia fisica e mentale durante la partita. Intanto il tennis è uno sport che chiede anche di economizzare, non puoi spendere tutto in tempi brevi, devi farlo fino ad arrivare alla fine della partita, quindi devi farlo con... La gestione dell'energia non so cosa vuol dire. Perché intanto se io debbo andare, se io, mentale. Se io, se, no, lui me l'ha chiesto anche fisica, mi sembra. Mentale. Lui mi ha chiesto fisica, no fisica farti... e mentale sono una cosa, sono due cose diverse. La gestione fisica, se io devo raggiungere una palla a 6 metri, non posso decidere di risparmiare. Ci vado, mi piazzo meglio che posso, colpisco con la massima concentrazione. La gestione invece dell'energia nervosa. Io quando mi siedo ai campi di campo l'energia fisica già la economizzo e mentalmente rifletto, perché quando gioco nello sforzo non sempre riesco, già sono, se ho uno schema tattico già sono molto aiutato su quello che devo fare, e poi la mia esperienza mi porta, noi possiamo aiutare i bambini a pensare meglio, a gestire. Ma forse per energia, come intendevi tu? Intendeva dire, non so, hai lottato un primo set in maniera pazzesca, equilibratissimo, cioè hai messo 1 ora e mezza, alla fine per 2 punti lo perdi e lì senti l'energia che ti abbandona, mentre l'avversario che l'ha vinto... Scusami Elisabetta, però siamo riusciti a beccarlo, noi ce lo teniamo stretto e dobbiamo assolutamente liberarlo perché si sta allenando. Buonasera Andreas. Salve, buonasera. Buonasera. Benvenuto nella nostra, finalmente ce l'abbiamo fatta a beccarti. Qua stavamo parlando di mental trainer, tu ce l'hai il mental trainer? No, l'ho avuto un anno quando praticamente avevo 16 anni, ho lavorato praticamente un inverno con uno, però insomma non mi ispirava tantissimo, quindi non ho più avuto esperienze con mental trainer. Ecco, noi abbiamo in studio in ospite Federico Di Carlo, che è un mental trainer, e avevo sottoposto a 2 maestri nazionali una domanda che a questo punto diventa opportuna per te, considerato la partita che hai fatto con Starace l'altro giorno. È la gestione mentale e fisica di una partita. Cioè, come è successo nella finale che voi avete battuto e che avete vinto a Bassano, la finale di A1, come hai gestito a questo punto la tua partita? Perché quello è stato l'emblema di questa domanda. Ce lo puoi dire? Sì, chiaro. Penso la forza mentale è una delle cose più importanti e sicuramente per me almeno è sempre molto importante stare lì anche nei momenti difficili, anche quando non ti senti... al massimo delle condizioni o quando hai difficoltà a gestire magari il tuo tennis, di comunque stare lì e provarci fino alla fine, e
perché comunque c'è sempre un'altra persona dall'altra parte del campo che ha magari gli stessi problemi, quindi insomma, uno dei miei obiettivi è sempre quello, provarci fino alla fine. Poi, ecco Andrea, tu stai abituando i tuoi tifosi a queste partite. Sembra che all'inizio carburi lentamente, dopodiché sciorini delle prestazioni portandole tutte al quinto set. Lo fai apposta per farci star male oppure non lo so, ci puoi spiegare queste tue prestazioni bellissime proprio? Sì, per far vedere che anche a 29 anni fisicamente ancora sono a posto. Quindi no. Vorrebbe dire, tanto vediamo delle tue immagini di Sydney che... di una delle tue prestazioni quest'anno contro Bernard Tomic. Andrea, noi sappiamo che ti stai allenando, qua c'è il direttore di Tennis World Italia che ti voleva fare una domanda, poi ti liberiamo. Sì. Ciao Andrea, ti volevo chiedere una cosa, due cose anzi, un impianto che hai per quello che a mio parere è una differenza tra quello che sono questi ultimi anni, che ha ottimi rendimenti, ottime prestazioni, a qualcosa che è mancato gli anni, tanti anni fa. Un impianto che hai? Me lo può ripetere, lei, che se lo sento lontanissimo e non proprio non sento perché le domande. Ti riassumo, un impianto che hai, o se tornassi indietro, che cosa cambieresti soprattutto di te? Se cambieresti qualcosa. Pronto? No, e allora ti riassumo la domanda. Sì, esatto. Perché forse lo senti male. Se hai qualche rimpianto del tuo passato, diciamo, della tua prima parte della carriera. E se cambieresti qualcosa? E se cambieresti qualcosa? No, assolutamente no, perché penso che... dopo è sempre facile parlare o dire cosa si è sbagliato, e penso se non avessi fatto tutte quelle esperienze magari non sarei arrivato alle conclusioni che insomma sto avendo negli ultimi anni, quindi penso che è proprio un percorso che ogni sportivo deve fare, e magari qualcuno ci mette meno, qualcuno ci mette un po' di più, ma penso che sia stato, cioè penso che comunque non ho rimpianti sotto quell'aspetto lì. C'era anche la maestra, una maestra Elisabetta Contarini che ti voleva fare una domanda, poi ti lasciamo scappare perché... Okay. Ciao, io ti volevo chiedere se al tuo livello, quindi altissimo, ci sono molti giocatori o giocatrici che si rivolgono al mental trainer. Sicuramente ce ne sono e non saprei dirti adesso tanti o pochi, ma sicuramente se sta aumentando anche questa parte qui, soprattutto di lavorare con un mental trainer. Io personalmente penso sempre che sia proprio, insomma, quello il bello dello sport, che io stesso risolvo i problemi o le difficoltà che ho e le devo superare da solo. È proprio questa, penso, una sfida interessante, quindi per me insomma lavorare con un mental trainer non mi ispira per quello, perché voglio superare queste cose da solo, quindi però vedo che tantissimi giocatori o giocatrici adesso si stanno buttando anche da quella parte lì, quindi chiaramente hanno capito che è una cosa insomma fondamentale, soprattutto nel tennis come in tutti gli altri sport. Andreas, noi ti auguriamo di vederti al Master l'anno prossimo, perché è il sogno di noi italiani. E quello sarebbe veramente una grandissima soddisfazione per noi tifosi italiani. E poi ti devo dire un'altra cosa, salutami il mio amico Janowicz, perché so che a fine dicembre lo incontrerai, e quindi esatto. primo match subito, pronti via con lui. In bocca al lupo e grazie per buon Natale, grazie. Buon Natale, buon lavoro. Grazie. Grazie.
Quindi ha detto una cosa veramente bella ed importante. Allora, volevo aprire una parentesi e dire una cosa, scusami Vincenzo. Avevo letto che tantissimi giocatori, quando sono ad alti livelli, invece, utilizzano il mental trainer, però nessuno di quei pochi di questi ammettono di utilizzare il mental trainer. Perché agisce sul sistema nervoso. Ma, però lui ha detto una cosa bellissima, secondo me, perché da buon altoatesino, qual è? Dice, è per me una sfida, io dimostro, quando supero certi problemi in campo e quando li risolvo, io probabilmente ci guadagno. Scusa, prego. Io vorrei chiederti una cosa, se tu dovessi decidere per Seppi qual è la cosa migliore, è il mental trainer o un allenatore o un giocatore che gli sottopone degli schemi particolari? Per il carattere che ha, mi sembra che non abbia bisogno di forza mentale. Per me ne ha tanta. Per me può aver bisogno di altre cose. Questo è quello che penso, più tecniche. Perché ha un tennis abbastanza schematico. Sì, un attimo Federico, arriviamo subito da te, perché però penso che stai scalpitando. C'è una differenza, quello che Andrea stava parlando, secondo me lui lo confonde con quello che è lo psicologo sportivo. Mental trainer è una cosa e psicologo sportivo è un'altra cosa, perché adesso, un tempo fa, tutti usavano quello che era la psicologia sportiva con lo psicologo sportivo. La tendenza adesso è il mental trainer, che è affiancato, è praticamente, non è quello che devi pensare, da quello che ho capito e letto, ma è semplicemente massimizzare quella che è la tua energia mentale e usare, allenare per rendere effettivi certe tue potenzialità. Dimmi se sbaglio, Federico. No, io capisco benissimo lo scetticismo di Andreas, ed è lo scetticismo che incontro anche presso tantissimi coach e anche presso tantissimi giocatori. Però Federico, scusa se ti interrompo. La ricerca fatta nel 2003 è emerso che il 35% dei giocatori che ha fatto richiesta e che ha lavorato con i mental trainer non ha continuato questa esperienza perché in qualche modo non l'ha ritenuta appagante o comunque non è rimasto soddisfatto del lavoro fatto dal mental trainer. Però allora, Federico, voglio aggiungere un'altra cosa. Da mia comunicazione personale con Thomas Krupa, che è l'allenatore di Berdych, circa il 60% dei primi 100 giocatori dell'ATP fa ricorso al mental training. Quindi diciamo che il ricorso al mental training è abbastanza, diciamo, ricorrente. Però poi, nella maggior parte dei casi, chi vi fa ricorso non continua questa esperienza perché purtroppo ne ha qualche delusione. Il problema fondamentalmente deriva dal fatto che il 90% degli approcci sono approcci quasi esclusivamente teorici. E noi sappiamo che il tennis è uno sport in cui la pressione è molto molto forte. Il tennis, come tra tutti gli sport, è il secondo sport più mentale dopo il golf. E succede che quando il cervello è sottoposto a questa pressione, durante l'attività tennistica, le parole del mental trainer rimangono flatus vocis, nel senso che il giocatore ha bisogno di allenarsi in quelle situazioni che poi va a trovare in mezzo al campo, e se ha condizionato il proprio comportamento allora è in grado di farvi fronte, ma se ha soltanto ascoltato le lezioni e quindi si è fatto soltanto lavoro cognitivo, in mezzo al campo poi non riesce ad avere un comportamento adeguato. È quello che succede. Sì, un attimo solo, perché adesso voglio sentire nell'ultimo minuto di trasmissione del primo blocco anche la voce di Patrick. Non ti emozionare. La voce di Patrick, come si gestisce lui invece in situazioni dove sarei andato sotto, sarei stato sotto pressione? Cosa fai oltre a spaccare la racchetta? Ne hai spaccato? Ah, io di racchette ne ho spaccate veramente poche. Ecco, è stato il primo anno dei tornei che l'avevo rotto, che mio papà ovviamente si era arrabbiato. Da lì ho capito che non serviva a nulla, perché era soltanto alla fine soldi spesi per niente. Io mi mettevo lì con la testa e cercavo con la mia mente di ragionare che eravamo ancora pari di punteggio, tipo 0-0 oppure 3-2 servivo io. E magari di continuare a lottare lo stesso. Come alla fine mi è successo
appunto la settimana scorsa che stavo giocando contro Fiandri Stefano allo Sporting, era sopra 6-2-5-0 lui, sono entrato in campo e sono riuscito a recuperare, sono andato 5 pari, poi alla fine ha vinto lui 7-6, vabbè, ha giocato veramente bene perché è un gran giocatore. Come posso dire, alla fine l'unica cosa che c'entra è stare calmi e giocare con la propria testa e fare il proprio gioco, quello che si riesce a fare meglio. Bravo. Dunque, dobbiamo andare un attimo, maestro, non scalpitare, tanto avrai modo di pubblicità. Perché in questo primo blocco di trasmissione abbiamo sentito la voce dei maestri, rimanete la voce con del noi. Professionista, la voce del professionista del cervello tennistico. Il nostro giornalista, possiamo dirti giornalista? No. Vabbè, allora il nostro editore, no. Neanche questo, e il nostro atleta. Continuiamo dopo la pubblicità perché sennò si arrabbia Federico Coppini. Quindi Gabriele, il discorso è un aiuto per pensare durante le partite. Cosa ne pensi di questa situazione, di questa necessità che sembrano avere tutti questi super atleti? Io penso che questi super atleti perché sono super dentro, perché hanno un modo di pensare straordinario, perché sennò non sarebbero dei super atleti. Io vedo tantissimi ragazzi che giocano benissimo a tennis ma che non ottengono dei risultati straordinari perché la loro psiche, la loro mentalità, la loro intelligenza, il loro carattere impedisce di raggiungere e di risolvere i problemi che si pongono in campo, che si chiama in definitiva creatività. Noi vogliamo prendere un giocatore e dire: ascolta, tu hai un bel gesto, sei alto, hai un bel timing sulla palla, però vengo da te e ti aiuto a pensare nel tempo libero. Scusami un attimo, perché devo pensare come pensi tu? Io sono in grado, se no, certo arriverò a 2-2, 2-3, diranno che mi sono fermato, ma non mi sono fermato perché penso male, mi sono fermato perché non ho quelle caratteristiche. Il mental trainer viene da me e mi dice... Che distinguono dagli altri, certo. Se c'è un ragazzo che ha talento e che ha bisogno di essere aiutato mentalmente, sicuramente per la prima parte del tempo, per un anno, sei mesi, troverà quelle risposte che cercava, ma che non sono dentro di lui geneticamente, naturalmente. Insediate. Quindi non diventa forte. Abbiamo in Italia, diceva giustamente Federico poco fa, abbiamo sempre delle grandi speranze, aspettiamo, aspettative, Gianluigi Quinzi, eccetera. Li roviniamo di aspettative e crediamo di essere capaci di risolvere i loro problemi mentali. Se hanno dei problemi di controllo mentale, di gestione dell'energia nervosa, non diventeranno mai dei campioni. Se qualcuno è in grado di dirmi... Ma non pensi che questi studi possano aiutare queste persone certo, a tirare... Aiutare un campione? No. No. Un campione lo aiuti per 3 mesi, poi questo qui dice ma in campo devo andarci io, devo pensare alla mia maniera, come mi sento. Io penso a modo mio, ma penso comunque bene. Elisabetta, tu cosa... Penso che allora a questo punto penso che sia più utile a livelli medio-bassi, certo. A livelli di crescita, perfetto. Nell'adolescenza, perfetto. Perché comunque... gestire le emozioni e poi Di Carlo a te la replica che sì, da gestire i momenti sì. Allora io vorrei dire una cosa molto importante: l'allenamento mentale dovrebbe iniziare il primo giorno in cui il bambino scende in mezzo al campo. Questo è giusto. Cioè le 4 macro abilità dovrebbero essere portate avanti e sviluppate in un giocatore contemporaneamente e parallelamente. Ovviamente un bambino di 8 anni non fa allenamento mentale come lo fa un giocatore di 20 anni, ovviamente, diciamo in quei modi. Che cosa succede? Purtroppo c'è una mentalità molto perversa ed atavica per cui un bambino di 8 anni ha bisogno del maestro per migliorare dal punto di vista tecnico, ha bisogno del preparatore atletico per imparare a muoversi bene, ma dal punto di vista mentale invece ha bisogno soltanto di giocare, nessun aiuto. I maestri pensano questo per la maggior parte, che un bambino, per un ragazzo per migliorare ha bisogno di fare, diciamo, competizione.
È come quando per insegnare a nuotare i maestri buttano i bambini nell'alto mare e poi sperano che nuotano. Alcuni nuotano, alcuni affogano, ma quelli che nuotano certamente non imparano lo stile. E la stessa cosa è per il mentale. Quando prendi un ragazzo che è stato sul campo già da 7-8 anni e poi vuoi intervenire dal punto di vista mentale, è così, è esattamente la stessa cosa quando a un ragazzo di 15-16 anni cambi l'impostazione per l'impugnatura o il movimento dei piedi. È esattamente la stessa cosa. Esattamente. I ragazzi bisogna farli crescere con questo... con la prospettiva mentale, non bisogna arrivare a un certo punto della carriera e accorgersi che il giocatore non è in grado in mezzo al campo di comportarsi in modo adeguato e di comportarsi soprattutto in un modo che non sia capace di farlo con i bambini piccoli. Emilia Romagnatelli sta assumendo i contorni del talk show ed è quello che volevamo e quindi Federico volevi chiedere qualcosa. Da una precisazione, secondo me, cioè quello che ha detto Gabriele è giustissimo. Un campione, i campioni, cioè parliamo dei primi 20 del mondo, io li reputo come persone fra virgolette pazze, hanno qualcosa dentro che non gli è stato insegnato, ce l'hanno di natura, sono veramente dei campioni. Sì, si nasce. Se Nadal ha soprattutto perché hanno una visualizzazione di quello che saranno nel futuro, già di campioni. Se parliamo di un buon giocatore che può arrivare a 150-200 al mondo, su quello si è costruito, è stato un buon giocatore, ha lavorato molto dal punto di vista atletico, molto dal punto di vista tattico, molto dal punto di vista mentale e può arrivare ad essere un buon giocatore, 200-150 al mondo, 100 al mondo, anche se si riesce a organizzare bene a livello di tornei, a livello di gestione annuale, però non è un campione. Anche se già essere 100 al mondo vuol dire 100 persone in tutto il mondo, lui è il centesimo tra milioni di persone che vorrebbero essere nella sua posizione. Il discorso invece io stacco completamente da quelli che sono i veri campioni di tennis. Un Federer, un Nadal, un Djokovic, un Murray, un Tsonga, quello che vogliamo, hanno qualcosa dentro che hanno qualcosa di pazzo, sono veramente, hanno una fiamma dentro che è diversa dalle persone normali. Hanno, secondo me, una visualizzazione di se stessi, già da quando erano piccoli, di essere diversi, di essere dei campioni. Questo il mental trainer o psicologo sportivo, da un altro verso, a loro serve o non serve niente, perché hanno già qualcosa dentro che li distingue dagli altri. Ecco. Quindi, però un game però vorrei evitare di far venire giù il Pessaro. Pronto? Buonasera, sì, Laura, ci sei? Sì. Eccoci, che mi sta morendo, quindi se riusciamo a fare una cosa... Di tenerti in vita, ovviamente, telefonicamente il più possibile. Stiamo trattando un argomento importante, che è quello del mental trainer. Noi abbiamo ospite Federico Di Carlo, che è un mental trainer, quindi stavamo trattando l'argomento sul mental trainer, anche se ci volevamo soffermare sulla differenza tra biomeccanica e balistica, però lo lasciamo in secondo. Vorrei un attimino chiedere a te cosa ne pensi del mental trainer e a quale figura sarebbe consigliabile? Sicuramente in uno sport come il tennis è fondamentale avere una preparazione mentale. E ovviamente quello che riguarda la preparazione fisica e tecnica ti rendono competitivi, nel senso che se non hai un livello di gioco adeguato, non hai una preparazione da atleta, non sei competitivo ormai nel tennis moderno. Però poi quello che fa la differenza è la tenuta mentale, quindi io so perfettamente che tutti i grandi giocatori fanno una preparazione mentale, magari non lo pubblicizzano, però diciamo che credo molto in questa cosa, tanto che io 15 anni fa avevo già uno psicologo personale che mi seguiva anche negli appuntamenti più importanti. No, perché abbiamo appena sentito al telefono Andrea Seppi che lui ha detto che il mental trainer per lui non è... Ha detto che l'ha utilizzato, però non si è trovato bene, esatto. Perché le motivazioni... Sicuramente bisogna trovare la persona giusta, perché se non trovi la persona giusta è difficile fare il salto di qualità. Però se andiamo... Adesso non voglio parlare di Seppi, perché comunque giustamente lui in prima persona può dire
il suo parere, però se andiamo ad analizzare, visto che avete tirato fuori Seppi, la sua carriera, ci sono state delle partite dove probabilmente di testa poteva fare un po' più la differenza, soprattutto qualche anno fa. E quindi vuol dire che un processo mentale comunque c'è stato, che poi lo riesca a fare col suo allenatore o lo riesca a fare con una persona più preparata nello specifico, che però deve essere la persona giusta. Lo vediamo anche in giocatori come Federer, come Nadal, insomma la preparazione mentale è importante. Poi ci sono quelli che al posto che affidarsi a uno psicologo o a un mental trainer si affidano al proprio coach o come Nadal allo zio. Ecco, c'è... Però secondo me il Laura, professionista riesce, se è bravo il professionista ti fa fare più la differenza. Ah beh certo. C'è la maestra Contarini che aveva voglia di farti una domanda. Sì, ecco, volevo chiederti se quindi pensi che un giocatore come Gael Monfils, che è così talentuoso, possa migliorarsi, se migliora dal punto di vista mentale, perché non si capisce bene cosa stia combinando. Cioè, ma sicuramente, ti dico di più, che è abbastanza provato in materia scientifica che tanti studi derivano proprio da un'incostanza mentale, e Monfils è uno dei giocatori più infortunati in assoluto. Certamente la problematica è che se non è il giocatore a richiedere il mental trainer e a credere in questo lavoro, è difficile fare un lavoro mentale, e quindi un giocatore come Monfils, talentuoso e poco equilibrato nel vero senso della parola dal punto di vista mentale, psicofisico, come atleta, è difficile che vada a ricercare un lavoro mentale, no? Per migliorarsi. Si affida di più al talento. Laura, prima che il tuo telefono muoia, volevamo proprio trattare l'argomento che a noi stasera ci interessava anche, come l'argomento del mental trainer. Nel simposio di Milano hai definito più importante la balistica della biomeccanica. Ci puoi spiegare cosa volevi dire con questa affermazione? Sì, allora la balistica sicuramente, la biomeccanica sicuramente studia il movimento del corpo per velocizzare il movimento, però purtroppo il nostro sport, purtroppo per fortuna, fa sì che il campo sia delimitato da delle righe, per cui la palla bisogna anche metterla in campo. A me viene in mente per esempio una correzione che ho sentito fare pochi anni fa, quindi non parliamo di 15 anni fa, ma veramente di qualche stagione fa. Per esempio che il twist dell'anca nel diritto, perché tanti giocatori quando appoggiano la gamba destra poi hanno un twist dell'anca, e a livello biomeccanico era un movimento, un'accelerazione del corpo che faceva sì che la palla andasse più veloce. E in realtà per come la vedo io c'è sì un twist dell'anca, ma è conseguenziale al movimento del braccio, quindi il fulcro del movimento non può essere l'anca, ma è un movimento di riflesso dato dalla velocità della testa racchetta che poi trascina le spalle e di conseguenza il corpo. Detto questo, il corpo, questo l'ha spiegato poi in un certo senso anche Nadal, il braccio va veloce, deve andare più veloce possibile, però c'è anche una convergenza della racchetta, perché se la palla non è colpita in un certo modo la palla va fuori, non è casuale che la palla stia dentro. Ecco che lì io la chiamo balistica, per rendere chiaro il concetto, e dipende dove colpisci e come colpisci la palla, fa sì che la palla va dentro se la colpisci da sopra in maniera convergente. Se tu la palla la prendi da sotto e a livello biomeccanico acceleri, la palla decolla, la palla va nel campo di fianco. Per questo è affermato che spesso l'allenamento avviene alternando diagonale e lungolinea. Questo è troppo generico, nel tennis di oggi è necessario tenere conto della traiettoria e dell'altezza a cui si colpisce la palla. L'angolo che si può cercare sulla diagonale dipende dall'altezza e dalla posizione in campo in cui vado a colpire. Per questo quando io parlo di balistica, che posso anche semplificare con un altro concetto, cioè linee geometriche, e sviluppo il tennis moderno di un giocatore professionista, e ogni anno escono delle traiettorie nuove, perché se ricordate nei miei primi anni, negli anni 90, per esempio lo sventaglio di dritto non era ancora nel repertorio dei giocatori, forse qualche accenno lo faceva Lendl, ma gli altri giocavano dritto e rovescio, no? Ogni anno c'è una strategia nuova,
che i giocatori è l'evoluzione della specie, più sale il livello e più è difficile fare il punto all'avversario, e quindi devo ingegnarmi nel giocare colpi diversi, per esempio il dritto in spin di Nadal, che ha uno spin quasi effetto kick, cioè la palla che rimbalza ma che salta altissima, è una traiettoria nuova. Io vi posso dire che i ragazzini che adesso hanno l'età tra i 12 e i 16 anni hanno sviluppato anche loro questa traiettoria, cosa che qualche anno fa non esisteva. Allora, quando alleni un professionista, tu non hai più solo dritto, rovescio, diagonale, lungolinea, ma hai tutte queste traiettorie, tutte queste altezze diverse sulla rete, tutti questi angoli, cioè diagonale, ci sono tre tipi di diagonali, per esempio, c'è il diagonale a uscire, anzi quattro, il diagonale a uscire lento sullo stretto, il diagonale stretto ma veloce, che è un colpo per esempio che ultimamente i giocatori forti stanno usando molto con la diagonale di diritto, cosa che prima non usavano mai. Il diagonale carico liftato lungo, è il diagonale tradizionale, quello che si gioca un po' sul cemento, il tipico colpo americano sulla diagonale profonda. Allora, non è che io alleno il classico dritto, rovescio, 60 palle e poi vado in partita e ho queste varianti. Queste varianti vanno allenate con degli schemi ripetitivi, quindi quando io propongo un esercizio a un atleta, lo propongo chiedendo la traiettoria specifica, che non è solo gioca tre diagonali o un lungolinea, ma è parti con la prima diagonale carica, la seconda la voglio stretta veloce e la terza la voglio aggressiva, vincente lungolinea. Ma faccio un esempio per sintetizzare la cosa. Laura, finalmente siamo riusciti a concludere il tuo codo, perché prima che morisse il tuo cellulare, ti volevo fare i complimenti e volevo chiederti se queste diagonali le insegni anche alla nonna che gioca col bambino, per il video che abbiamo visto che hai pubblicato, che credo che sia stato veramente emozionante, veramente complimenti. Io ti auguro buon Natale, buone feste. No, devo dire che è la nonna che le ha insegnate a me, perché la nonna nello specifico era mia mamma. Esatto, mia mamma. No, lo sappiamo, lo sappiamo. Ce la saluti e buone feste, grazie per essere intervenuta nella grazie. Nostra trasmissione. Anche a voi. Ciao Laura, grazie. Quindi, Abbiamo sviscerato l'argomento, biomeccanica e balistica. Lei ci ha detto cosa intende lei per balistica, maestro? C'è un fraintendimento nelle parole, lei ha parlato di biomeccanica. Mm-hmm. Sì. Bravo. La palla che stia dentro è determinata da un'azione di chiusura che consente alla palla di stare dentro, è biomeccanica, però sono sottigliezze anormali. Mi piace il discorso che ha fatto sul fatto che il tennis si è evoluto e gli angoli sono diventati molto più accentuati, ed è giusto allenare un giocatore di buon livello ad angolare di più la palla. Questa un po' è la differenza che c'è tra i giocatori. Quando tu, Vincenzo, mi chiedevi, Federico, mi parlavamo dei giocatori italiani e degli stranieri, è che gli stranieri giocano in zone dove gli italiani non ci vanno a raccogliere le palle, perché abbiamo paura nei circoli di trattarli troppo male. Quando un ragazzino come lui in un circolo incomincia a giocare benino, attorno a lui si genera una situazione di protezione terribile, anche il maestro subisce delle conseguenze, non lo vuole quasi, lo vuole trattare bene, diventa un idolo, come diceva Federico prima, in altri posti, anch'io ho girato abbastanza. Molto, ecco, ho visto situazioni diverse. Mentre abbiamo introdotto l'argomento biomeccanica, se Max ci manda oggi, visto che gli argomenti sono tanti ancora da analizzare, tratteremo soltanto il filmato di Raffaele Tataranni, che gentilmente ci fornisce puntualmente la videoanalisi, e quindi attraverso la gratuità dei nostri maestri, non è usuale avere due maestri gratis, Federico, e quindi stasera. E noi vogliamo far vedere questo video. Allora Raffaele ci dice, fermo immagine, ci fermiamo, e dice: l'aspetto biomeccanico dell'accumulo di energia elastica attraverso l'abbassamento del baricentro con relativo allargamento della base di appoggio. Maestri, a voi la parola su questo primo punto, dopo continuiamo. Fermati qua, Max. Sulla spinta, diciamo, sul baricentro? Beh, io ritengo che invece sia sbagliato insistere troppo sul piegamento eccessivo delle gambe. Quello che vedo nei campioni invece è un'esplosività, per cui deve essere un movimento dal basso verso l'alto, per cui vedo che Federer si piazza molto ma non è fermo lì, lui scende per poi salire, dare una gran spinta, addirittura saltare sempre, è giusto che facciano così i campioni, saltino. Maestro. E quindi insegnare anche a un ragazzo a saltare, non vedo perché. Partiamo no. dal presupposto che
dire qualcosa, no? No, no, ma noi vogliamo, vogliamo capire esattamente l'allargamento della base. Devo dire, devo fare una premessa rapida. Credo che nessuno di loro abbia mai visto una videoanalisi. Questa è la prima cosa. Loro hanno generato un modello imitativo, al che per rendere interessante il nostro lavoro e per essere più competenti lo facciamo vedere, ma in realtà quello che prende il bambino non sono che il baricentro, chiaro che se il baricentro supera un certo, una certa linea verticale, dopo non si tira più su, quindi fa solo della fatica. Posso far vedere, ho dei filmati di Federer che gioca in piedi, con l'appoggio. Dipende dalle situazioni. Se devo colpire una palla sopra la spalla, sfido chiunque a partire dal basso come questa. Esatto. Questa è una situazione in cui la palla è bassa e in cui i giocatori giocano abbastanza centrale. Se guardate c'è una linea centrale. Noi il tennis attuale non è così. Queste sono cose che non esistono. Il tennis attuale è fatto di spostamenti larghi e bisogna giocare con delle posizioni estremamente dinamiche che non si possono insegnare. Mi spiego meglio, certo, io prendo un bambino che non sa giocare o che gioca benino, un giocatore mediocre, gli dico guarda, se ti pieghi un po' di più senza esagerare, tu tieni questo. Ma non un metro e 11 centimetri. Dove, come si fa a dire? Bisogna che il campo sia largo, ecco, questo andrebbe bene se il campo fosse largo 2 metri. A questo punto tutto quello che succede è giusto. Allora spiegherei che ci vuole 1 metro e 11 centimetri, perché 1 metro e 12 centimetri non va più bene, perché lo spazio è 2 metri, ma il campo è largo 8 metri. E avvengono in questo spazio enormi... Certo, il piegamento ci vuole, se voglio creare delle spinte... Poi avere una prestazione fisica loro. Esatto, la catena cinetica parte dalle gambe, i colpi si tirano con le gambe. Mm-hmm. Certo, ho conosciuto, io ho dei dubbi, perché mi sono creato tanti dubbi. Una mia carissima amica, Evelyn Papale, uh-huh, parlava poco di gambe e molto di anche, di spalle e poco di ginocchia. E riusciva a far colpire forte. E la palla andava veloce. Chi discute? Cosa ne so? Cosa le vai a dire? Bisogna piegarsi. Cioè, se io devo prendere un peso e lanciarlo a una certa distanza, uso molto la spinta delle gambe, ma la palla in realtà... Lo sviluppo della velocità non è sulle gambe. Certo, anch'io dico di piegarsi, ma la velocità si sviluppa nelle leve del braccio. Poi è chiaro, se io mi giro con le spalle di più, se ho timing, certo che va meglio. Ma è giusto, maestro, copiare i campioni, secondo te? Per uno scadente, per me sì. Cioè io ho copiato Borg e grazie a aver visto queste rotazioni sono arrivato ad alto livello. Scusa Max, visto che lui ha copiato Borg, possiamo far vedere... il clone di Borg un attimino, vediamo se riesci a mandarci il clone di Borg, perché ma non lui... sapevo quanti piedi a che distanza avevi i piedi, ecco questo è il clone di Borg, ecco, questo qua è ma il questo aia, e questo aia. È un altro clone di Borg, credo. Quindi questo, ecco, questa è grandissima, belle queste foto, stupendo. Aia. Cosa ti... Federico, lasciami stare. Questo era lui. Questo sì, è lui. Sì, sì. Va bene, ritorniamo invece sulla base d'appoggio. Ci voleva questo. Siete due. Ci voleva questo. Questa... Per esempio, anche scusa, tornando alla base d'appoggio, se tu guardavi il servizio attuale, hanno tutti una certa base d'appoggio. Peter Korda o Berg una volta, che partivano con i piedi attaccati, dritti, eppure servono Monfils stesso a velocità impressionanti e con una buona precisione. Una personalizzazione. Max, andiamo avanti con il nostro video. Il foot-up ha sempre aiutato molti e altri invece non l'hanno usato mai. No. Io un giorno ho provato con un amico, che Raimondo Ricibitti, a fargli fare... Lui non si trovava, altri si trovavano benissimo, come diceva... Personalizzazioni. Sì. L'importante è trovare nella propria personalità. Ecco, l'errore che si sta facendo è che cerchiamo di stabilire uno standard di insegnamento che toglie la possibilità ad alcuni ragazzi di esplodere. Noi stiamo... Cioè, perché il problema... imponendo delle regole. Fabiola, vuoi sapere che cosa serve un maestro di tennis? Ad aiutare un giocatore a diventare quello che può diventare, ma non lo fa lui, non lo facciamo noi. Noi dobbiamo solo stare attenti a non rovinarlo, perché basta un consiglio sbagliato sul diritto che abbiamo distrutto un giocatore. Sì, sono d'accordo. Tecnico, parliamo un attimo tecnico della federazione. Un attimo solo. E tu invece cosa pensi di quello che dice il maestro? Cioè, ha ragione, perché non si può modificare un ragazzo sui colpi che magari lui ha. Si può aiutare magari a concentrare,
modificare qualcosa per aiutarlo, ma se gli dai un consiglio per come la pensa lui, si può, come ha detto, si può distruggere un ragazzo, cioè magari potrebbe diventare chissà che, però se lo modifichi completamente tutto su un colpo può cambiare tutto. Tu ti ispiri a qualcuno in particolare come giocatore o hai seguito il tuo istinto o il a tuo me, maestro? Cioè, il mio maestro ha sempre detto che assomiglio molto a Tsonga, perché avrei il suo stesso fisico, i suoi stessi colpi, sì. Tutto. E io ogni volta che vengo a sapere che gioca lui in TV, mi guardo lui e cerco di imitarlo. Però poi quando entro in campo giusto? Faccio le cose che riesco a fare io e cerco di migliorare le cose, certo, che servono a me. Bravo. Bravo. Quindi quante ore al giorno ti alleni, certo, tu? Due ore. Ogni giorno 2 ore? Faccio 4 volte allenamento alla settimana io. Ricordiamo che attualmente la tua classifica, ricordiamo un po' i tuoi risultati, perché schedarli io... Ho fatto, prova a riassumerceli te un attimo. Fino al 2012 ho fatto 4-3. Poi inizio del... No, fino al 2013. Poi dal 2013 metà anno sono riuscito a passare 4-1. Poi a fine metà anno sono passato 3-5 e per 50 punti non passavo 3-4. Bravo. Pensa se io da 4-3 lo incontravo, maestro. Quello è un finto 4-3. E io mi arrabbio quando vedo queste situazioni. Uno così forte non può essere nella quarta categoria. E uno si fa dei chilometri, va lì, paga la quota, si allena. Per prendere 6-0-6-0 da un ragazzino e dice a casa, ciccio. E uno deve andare a casa, Federico? 20 minuti di partita. 20 minuti di partita. 30 euro. Senti, magari ti fa anche il vamos. Come età ci stai nel circuito veterani ladies? Ci stai? Ancora proviamo no. Lì. Ancora no. Ancora come no? No. Sì, sì. No. Sì, sì. No. Vabbè, come dopo no? Che nei 35 questa cosa in avanti. Qua, noi dobbiamo andare in pubblicità. Basta. Rientrati nell'ultimo blocco di trasmissione, sentiamo se Federico non ci ha abbandonato, si è arrabbiato, perché la Golarsi è venuta in tuo soccorso, Di Carlo. No, ha detto delle cose molto interessanti. Io volevo ritornare un attimo sul concetto di talento, perché è molto importante. Ecco, Federico, mi lasci dire due risultati, perché... noi siamo anche sì, prego. Parlo solamente di due risultati, dopodiché io mi sono anche, devo dire due cose importanti, perché sennò gli amici mi ammazzano. Allora, innanzitutto, Max, se mi mandi la locandina del Ciao Ferruccio, che credo che Gabriele conosceva molto bene, Ferruccio Bonetti, il 21 dicembre alle 14 presso il Tennis Club Aeroporto ci sarà il terzo memorial dedicato al Ciao Ferruccio, appunto Ferruccio Bonetti. È stato un giocatore professionista ai tempi di Rod Laver e coach di grandi giocatori del nostro recente passato. Sarà un torneo di beach tennis a 32 coppie, di doppio libero over 90, cioè due giocatori messi insieme devono superare i 90 anni. E un torneo libero di tennis doppio e un torneo libero di paddle. Parteciperanno professionisti del beach tennis abbinati ai campioni dello sport, calciatori e tennisti professionisti e personaggi dello spettacolo. Presenti saranno Ugo Conti, ci sarà Mariello e la Pina da Colorado, i Pampers direttamente dal film Fuga dei cervelli, Franco Trentalange, te quindi non ci vai, e tanti altri VIP. Ci sarà la presenza sicura di TV come Super Tennis, ci saremo noi, ci sarà Radio International, i giornalisti, il resto del Carlino. La cosa importante che c'è da dire è che tutte le donazioni e gli introiti saranno devoluti alla struttura del reparto di oncologia dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna del professor Carmine Pinto. Cambiando argomento, dobbiamo dire che il 14 dicembre alle ore 14 sarà presso il CT Cesena la finale tra il Ponte Lungo e il CT Soliera del torneo Memorial Getty. Un'altra notizia va dato in onore del tennis Nettuno, che è in finale contro il Discovery, che hanno battuto i nostri amici di Castenaso, maestro, e quindi se la vedranno il 15 dicembre, poi voi giocate anche in casa, il 15 dicembre la finale ci sarà presso il Tennis Club Nettuno contro appunto il Discovery. Chi sono gli elementi del...
della squadra. Tu lo sai o lo devo dire io? Sì, sì, lo so. Bravo. È un torneo di quarta categoria, quindi abbiamo moltissime quarte categorie, ottimi giocatori, hanno giocato un po', si sono avvicendati in tanti, hanno giocato Marco Baldeschi, Gianluca Ricci, Roberto Vincenzi, Aurelio Guardigli, ha giocato Michela Poggi, Federica Corsi, Daniela Salino, Marco Savorani. Marco Savorani, tutti, sì, sì, si sono avvicendati, adesso in finale si deciderà chi farà giocare, sono i migliori, ma comunque sono tutti bravi, vedremo. Ecco. Sarà un rinfresco, sarà una cosa molto carina. Per l'Ant, è un torneo molto importante perché il ricavato va all'Ant. Sì, abbiamo avuto anche la presidente. Quindi, insomma, ospite. Sì, è venuta. E noi abbiamo sentito prima Seppi, il quale, voglio dire, ha vinto la finale, il Bassano ha battuto il circolo Canottieri Aniene per 4-0, ha vinto la 1, quindi è inutile dirlo più. Noi dovevamo sentire la Camerin stasera e la Brianti, che avevamo dato la disponibilità, però non abbiamo più i tempi necessari per proseguire la trasmissione. Quindi, siccome il Tennis Club Prato ha battuto il Tennis Club Genova per 3-1 nella Serie A A1 femminile, appunto vinta dalla Camerin e Company. Detto questo, sui risultati, torniamo ai nostri argomenti e torniamo da Di Carlo, che è lì che si è dovuto subire un secondo blocco di trasmissione, che è stato zitto ma stava scalpitando. A te la parola sui talenti, ci dicevi. No, volevo dire una cosa per riallacciarci a quello che diciamo prima. Il talento è molto molto importante, è un aspetto soprattutto per i primi della classe che fa la differenza. Però ricordiamo una cosa, che Federer fino a 18 anni era chiamato Mad Federer, cioè Federer il pazzo, e che se non aveva l'aiuto di un mental trainer, di una persona che lavora nel settore, probabilmente chissà se dove sarebbe arrivato. Lo stesso Borg da ragazzo era un po' testa calda, per 6 mesi addirittura è stato allontanato dai campi perché aveva un comportamento poco consono. Cioè, lo stesso Murray, quando è stato allenato da Lendl, la prima cosa che ha chiesto Lendl è che fosse seguito dal suo allenatore mentale quando era giocatore. Per cui anche i giocatori che hanno un grandissimo talento hanno bisogno dell'allenatore mentale. Ma questo non vuol dire che solo chi ha un potenziale e ha un talento molto alto si avvantaggia dell'allenamento mentale. Cioè, le abilità mentali sono generative e, come tutte le abilità, si possono migliorare. Ovviamente chi ha più talento in un settore riuscirà a migliorarle di più, chi di meno, però tutti quanti possono accedere e possono avere beneficio dall'allenamento mentale. Senti, nel frattempo che abbiamo l'ultimo ospite telefonico, preparati su argomenti che sviscereremo con Tellarini, con la Contarini e anche con Federico, sui cambi repentini di concentrazione, sulla grande lucidità durante gli scambi, sulla capacità di cambiare l'innesto della partita, la capacità di gestione della propria attenzione, perché vorrei capire come i maestri allenano queste componenti, ma come il mental trainer fa e aiuta gli atleti a migliorare questi aspetti. Nel frattempo che voi riflettete, noi abbiamo Adriano Santospagnolo, che tu dovresti conoscere molto bene. Buonasera Adriano. Buonasera. Noi ti abbiamo, Adriano Santospagnolo, per chi non lo conoscesse, è il nostro chiodo fisso, vogliamo aprire una rubrica così, di Tennis World Italia, che ogni giovedì ci dà le sue chicche, le sue informazioni sul mondo professionistico. Ma stasera noi ti abbiamo bypassato, siamo andati al vertice, e quindi abbiamo il tuo capo qua. Ciao Adriano. Ciao. E ovviamente lui stasera si darà un altro incarico. Dal prossimo anno, eh? Sì, quindi, sì, dal prossimo anno. Dal prossimo anno per sei mesi. Per 6 mesi seguirai esclusivamente Nadal. Ecco, questa è il tuo incarico. Con maglietta. Con maglietta, ovviamente, della Spagna, con bandiera al seguito. E ovviamente il tuo ingresso in trasmissione dovrà essere Vamos. Questo è il nostro incarico. E ovviamente questa era una gag, perché lui, essendo federiano, non dico che odia. No, ma non è vero. Non è vero. Ci siamo dimenticati di dire la maglietta senza maniche. La maglietta senza maniche. Adriano, se tu hai... La maglietta senza maniche tornerà dal prossimo US Open. Sì, Nadal vestirà nuovamente con... Rivedremo i bicipiti di Nadal. Rivedremo i bicipiti di Nadal.
perché sono scomparse degli strani segni sulle braccia, magari, no? Anche perché si parla sempre di questo malefico, maledetto doping, Adriano. Beh, diciamo che ogni settimana qualcuno muove delle accuse su Nadal. E ogni settimana qualcuno poi lo difende. Ovviamente non c'è nessunissima prova, però ne parlano spesso. A me hanno detto sempre in latino vox populi, vox dei, no? Come dire, se veramente ne parla più di uno, vuol dire che un fondo di verità alla fine ci può essere? Ma sì, il caso Armstrong nel ciclismo ci ha insegnato che comunque tante voci anche senza prova ne possono creare una, però anche nel caso in cui Nadal facesse uso di doping non credo proprio che sarebbe l'unica a trarne profitto. Cioè, il sistema antidoping comunque concede tante finestre agli atleti, doparsi credo che sia più facile di quanto si pensi. Soprattutto... Quindi io credo che comunque Nadal faccia bene al movimento, è meglio godersi lo spettacolo e non pensarci, anche perché se si dopasse Nadal non sarebbe l'unico. Esatto, e soprattutto il doping va a velocità 10, l'antidoping va a velocità 2. Ma questo non è poi così tanto vero. Diciamo che il sistema antidoping non è strutturato al meglio, non è vero che il doping è più avanti sempre dell'antidoping, è una leggenda metropolitana. Non dici che ci siano più interessi a tenere forte un tennista di quello di bloccare un po' il movimento? Ma io credo che il doping, semmai a livelli bassi, sia ancora superiore rispetto ai livelli alti. Questo sicuro. Quindi... Perché il rischio di controlli c'è più nei livelli alti che nei livelli bassi, ovviamente. Anche se nel tennis... Il rischio è basso anche nei livelli alti, ma nei livelli bassi è più facile emergere col doping rispetto ai livelli alti. Sì, infatti, comunque... Va bene, Adriano, io, siccome questa è l'ultima puntata del 2013, ricarica le batterie anche perché inizieranno i tornei, quindi tu dovrai essere sempre pronto, presente, e ci piace che ogni tanto così vai contro quello che dice il tuo direttore, stasera ti ha zittito. Adesso, ovviamente sai che dopo la trasmissione tu sarai licenziato e quindi così. Adriano, buone feste, buone vacanze, ci sentiamo l'anno prossimo. Ciao Adriano. Ci sentiamo. Ci sentiamo sì. Forse Nadal, mi raccomando. Va bene, a parte le battute... No, adesso perché abbiamo un caso col caso di Tursunov, che sul sito mio inglese siamo usciti con un articolo e è stato ripreso dal sito italiano e anche da un altro sito inglese, e Tursunov ha attaccato l'altro sito inglese perché noi c'è stata un po' una diatriba tra Tursunov e la Federazione Russa. Adesso dobbiamo capire un po' cosa sta succedendo. A proposito di sito inglese e sito italiano, dimmi. Siti tedeschi e siti spagnoli? C'è una velata proposta di uno sponsor di aprire un sito spagnolo di Tennis World e un sito anche tedesco, sempre sotto la campana di Tennis World. Questo aumenterà il tuo lavoro a livello di impegno, insomma. Sì. Non solo di retribuzione, ma anche a livello di impegno. Retribuzione bassa. Bassa, no, impegno sì, no. Impegno... la fortuna che in Italia c'è Adriano. Adriano è veramente... È il tuo riferimento. Sì. Ah, quindi lo confermi, nonostante... No, lo confermo, anche se mia... No, è veramente bravo, veramente... È stato un incontro casuale tanti anni fa, ma è stato proficuo, veramente, veramente bravo. Bene, ritorniamo a bomba su quello che abbiamo detto prima. Allora, maestro, e quindi anche, come si chiama? Prof, il mental trainer? Di Carlo, Federico? Mental trainer e basta. No, però scusa, il tuo atleta come ti chiama? Mental trainer o ti chiama prof? Come ti chiama? Federico. Semplicemente Federico. Vabbè, allora. Scusa Federico, puoi fare una precisazione tra mental trainer e psicologo sportivo? Allora, lo psicologo dello sport è un diciamo è laureato in psicologia. Ed ha no, una specializzazione in psicologia. Scusami Federico, a livelli proprio pratici... No, scusami, forse differenza. Sente solo me. Scusami allora, se ti interrompo. A livello... Sport, no. Federico? Un ambito anche un approccio terapeutico, cioè ha la possibilità di poter lavorare con
l'atleta, usando anche degli, diciamo, dei mezzi che possono essere per esempio l'ipnosi, che per esempio un mental trainer, a meno che non abbia una specializzazione apposita, non può operare. E la differenza è proprio questa, che il mental trainer e il mental coach hanno un approccio proprio di advisor, proprio di come consigliatori, ma anche molto pratici in mezzo al campo. Invece, per la maggior parte delle volte, lo psicologo dello sport ha un modo di intervenire che è molto più cattedratico, se mi si passi così il termine, quindi insegna molto di più in aula rispetto al mental trainer e al mental coach. Ecco, però queste entriamo, sono le differenze, diciamo, più importanti. Federico, entriamo nello specifico. Prima faccio la domanda ai maestri, dopo vorrei capire da te come alleni determinati componenti, perché i maestri non hanno il mental coach o il mental trainer presso i circoli, no? Perché sarebbe veramente... Allora, come la i cambi repentini di concentrazione, come vengono allenati, maestro? I cambi repentini di concentrazione, si prepara uno schema nel quale si realizza delle esperienze mentali, degli atteggiamenti che il giocatore ha, e in quel momento interveniamo e glielo facciamo. È un allenamento, si simula il fatto e si aiuta un attimo. Elisabetta? E la concentrazione la perdi anche con delle pause prolungate, per cui non so, se hai un gruppo di 4 ragazzi, fanno dei punti, il fatto solo di fermarsi ad aspettare che gli altri giocano, già la concentrazione la puoi perdere, quindi già quello può essere un modo per allenarsi, poi a ritrovare, infatti molti dicono ma non riesco a ritrovare la concentrazione. È vero, te lo confermo proprio da atleta, nel senso che quando mi metto da sola a fare dei punti, riesco a rendere molto di più rispetto a quando ci cambiamo. E forse questo invece dovrebbe essere un modo non per lamentarsi e dire ma non riesco, dovrebbe essere un modo per dire ci sto, rimango lì e rimango concentrato, è lì che viene fuori poi, no? A livello di bambini invece piccolini, secondo me è sempre l'esercizio fantastico di contare i palleggi, contare le palle buone, che quello per i bambini è educativo, perché comunque devono stare in silenzio, devono stare zitti, devono pensare e alla fine migliorano le proprie capacità. Ecco, Patrick prima aveva introdotto un argomento, non volendo l'ha introdotto, la capacità di azzerare i pensieri sui colpi e sui punti precedenti. Questo come lo allena? Lui è bellissimo, perché poi lui si fa tutto il suo percorso e dice faccio finta di essere un punteggio rispetto all'altro. Sì, perché mi fa stare più tranquillo, questa mi fa venire il nervoso. Veramente, no, ti giuro, non l'avevo mai sentita. Bella questa cosa, è vero. Sì. Maestro, invece, dal punto di vista del maestro, non copiare quello dell'atleta, perché mi aspetto una risposta diversa. È una domanda molto complicata, ci sono mille casi, non ti so dare una risposta precisa. Di Carlo, questo come lo alleniamo? Chiedo scusa, puoi ripetere che sento male? Ecco, vedi, il dottore quando prende tempo, quando dice io non ho sentito bene, come Seppi prima, non sento... Perché purtroppo il collegamento va e viene. No, allora, la capacità di azzerare i pensieri sui colpi e sui punti precedenti, come si allena dal punto di vista proprio pratico? Allora, innanzitutto si allena, appena finisce il punto, la reazione del giocatore non deve essere emotiva, ma deve essere una reazione razionale. Questo come si fa? Insegnando al giocatore una semplicissima routine. Appena finisce il punto, il giocatore deve voltare pagina. E questo come lo fa? Dando le spalle al suo avversario. Ovviamente se il punto finisce a rete è molto più facile. Quando finisce a fondo campo, invece di girarsi di spalle, gli si dà soltanto una spalla. Quindi ci si gira o a destra o a sinistra. E l'altra cosa importante è subito la prima reazione. La reazione deve essere una reazione proprio del corpo, in cui il giocatore alza le spalle diritto e poi porta la racchetta dalla mano dominante a quella non dominante, quindi se è destrimane nella mano sinistra e se è mancino nella mano destra, con la punta della racchetta rivolta verso sopra. In questo modo il giocatore non si abbatte, quindi non ha una reazione emotiva, ma ha subito una reazione razionale. Ovviamente questo è un gesto ed è un comportamento che va automatizzato ripetendolo. È per quello che l'allenatore mentale sta in mezzo al campo, appena finisce il punto fa in modo che il giocatore si comporti in questo modo. Elisabetta,
Io non so, sono un po' scettica, forse dovrei provarle sul campo, mi piacerebbe molto che queste persone come te venissero presso le scuole, perché magari insegnandolo, facendolo fare ai maestri e toccando con mano si può capire se effettivamente sono cose che puoi in pratica fare degli allenamenti. Allora io dico una cosa, allora io lavoro come mental trainer ma lavoro quasi esclusivamente nel tennis. Lo faccio questo perché gioco a tennis da quando avevo 6 anni, conosco il tennis che è il mio sport e il mio lavoro lo faccio in equipe con i maestri e con i preparatori atletici. Cioè il mio lavoro non è un lavoro a parte in cui mi occupo soltanto della parte mentale con i ragazzi, per cui non c'è il feedback con i maestri e con i preparatori atletici. Si fa un lavoro di equipe, si fa. Anche perché se io sto in mezzo al campo e insegno questa cosa ai ragazzi, poi i ragazzi devono continuare ad allenarsi e lo devono fare per almeno 4 settimane, tutti i giorni, perché altrimenti se non automatizzano i comportamenti si ritorna sempre appunto da capo. È come quando io insegno un colpo. Il colpo, una volta che è stato insegnato, poi il giocatore lo deve automatizzare. L'ultraapprendimento, l'overlearning, come si chiama in inglese, avviene per un periodo di tempo prolungato. I giocatori per imparare un colpo hanno bisogno dai 6 ai 9 mesi di automatizzazione, di allenamento ripetitivo durante i giorni, e per l'allenamento mentale è esattamente la stessa cosa. Quello che dicevo prima, con un bambino di 8 anni io lo posso subito indirizzare e gli posso subito far imparare quello che deve fare, ma quando ho un ragazzo di 16-17 anni che per 8 anni ha avuto lo stesso comportamento ogni giorno in mezzo al campo, lavorarci diventa molto più difficile. È come cambiare un colpo che ha praticato per 8 anni, esattamente la stessa cosa. Ti vedo un po'... No, ma lui fa il suo lavoro, lo fa con coscienza e le cose, i sistemi che usa sicuramente sono provati e vanno bene. Credo che ci siano 1000 modi per aiutare, tutti diversi, per risolvere questi problemi, perché sono problemi, dal mio punto di vista, parlare di un bambino di 8 anni, di concentrazione di un bimbo di 8 anni, come diceva Bettina, la cosa migliore è far contare il numero di palle o cose molto molto semplici. Ad alto livello, chiaramente qualcuno esce dalla partita e tu sai il modo, il momento in cui qualcuno mette a posto le corde, ognuno ha i propri riti per arrivare a quello. Quello che dice lui è sicuramente una cosa giusta e per certe persone va benissimo. Ma io non riesco a stare concentrato in questo perché prima tu mi hai fatto una domanda e io ti ho detto non sono in grado, perché pensavo ad altro. Lui ha parlato che il mental trainer aiuti i giocatori di alto livello. Sì, è vero, li aiuta, se li aiuta, ma non a migliorare la prestazione, a calare la loro intensità. Come diceva Federico prima, un campione ha un eccesso di tutto, ha un eccesso di energia nel suo sistema nervoso, lo devi controllare, devi dare il modo di equilibrarlo. Ha parlato di Borg, io conoscevo bene il suo maestro che si chiama Percy Rosberg e poi il suo allenatore che è diventato Lennart Bergelin. Cosa ha fatto come per sistemarlo? Bene, no, Borg tirava via le racchette, giocava a diritto rovescio 2 mani, si arrabbiava con facilità per questo eccesso di energia. Strano per uno svedese, Berger gli ha dato uno schiaffone. La soluzione è stata questa. Gli ha dato uno schiaffone, ha preso il ragazzo che aveva 13-14 anni e gli ha dato uno schiaffo. Ha detto non ci provare mai più a comportarti così. Questo è stato un cambiamento. Il cambiamento no, non si può fare. Non si può fare, no, si può fare. Sudafrica si può. Non si deve fare, questo è un altro discorso. Per altre nazioni come Connors servivano. Mi ha dato degli scapaccioni perché noi veniamo da una generazione dove erano consentiti. Erano consentiti, era un aiuto. Non ci ho trovato niente di crudele. Chiaramente oggi le cose sono diverse, l'educazione è diversa, io condivido in pieno. Però non credo che uno scopaccione al momento giusto faccia male. Di Carlo, prima di salutarci, lo scopaccione è previsto nell'educazione del mental coach, mental trainer? Chiedo scusa, puoi ripetere? Lo schiaffo è previsto nell'educazione del mentale del giocatore? Sei proprio un fenomeno, Vincenzo. Perché mi mandi in crisi? Dai, ma guarda.
No, direi proprio di no. Direi proprio di no. Va bene, appartiene uno sguardo altro. Può essere uno schiaffo. Federico, noi ti ringraziamo per essere intervenuto. Speriamo che in futuro ci risentiamo, ci riaggiorniamo, perché insomma, come hai visto, abbiamo fatto tutta la trasmissione sul mental trainer, quindi abbiamo ancora bisogno di documentarla questa soprattutto cosa. Leggeremo con molta attenzione. Grazie. Il tuo libro Cervello tennistico. Io spero che arrivi presto, che lo abbiate presto tra di voi, spero, anche perché è un libro che le cose che abbiamo trattate le tratta tutte quante. Lo leggerò con molta attenzione. Tra altre cose è un libro molto molto specialistico, ci sono 16 pagine di biografia, per cui la bibliografia è veramente molto nutrita e tocca tutti gli ambiti del mental training. Dall'educazione dei bambini fino alla preparazione della partita dell'evento agonistico, per cui lo leggeremo attentamente. Grazie di essere stato con noi. Grazie, buonasera. Abbiamo concluso. Salve a tutti. Grazie, abbiamo concluso l'ottava puntata. Adesso già ci tocca rimandare all'anno prossimo, soprattutto fare degli auguri, gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci hanno seguito. A Tennis Corner, agli amici di Tennis Corner, Paolo, Fabio e Lamberto, che hanno fatto sì che questa trasmissione iniziasse, continuasse, magari no, finisse no, però dai. Elisabetta, grazie di essere venuta, salutaci Michela Foggi che prima o poi la porteremo qua, in bocca al lupo per la finale. Grazie, e grazie di essere stata tra di noi. Salutiamo il mitico maestro Tellarini. Salutiamo che speriamo, maestro che speriamo di riavere. Grazie di essere stato con noi. Ciao Ferruccio, non vuole farlo. E lui il doppio gioca solo in doppio. Ciao, perché non fai il doppio con noi? Sai, io dovrei giocare a un memory a Ferruccio quando io giocavo contro Ferruccio, quindi è appunto un onore, scusa. Sì, un onore. Solo dei pallonetti io. Io anche, quindi siamo a posto. Grazie maestro, buonasera. Grazie a voi. Salutiamo Patrick Figliuzzi, ti auguriamo, facciamo i migliori auguri per il tuo futuro, impegnati sempre, ragiona come stai ragionando perché ci sei piaciuto tantissimo. Veramente grande personalità, grande responsabilità. L'anno prossimo tu sai che noi cominceremo a parlare anche di risultati, quindi ti monitoreremo. Se mi incontri, per favore. E in questo devo fare i complimenti anche alla tua famiglia, perché se sei così un merito ai tuoi genitori sicuramente ce l'hanno. Assolutamente. Grazie. Bene, e poi è sudafricano, adesso chissà quando lo rivedremo sudafricano. Lo rivediamo in Skype, anche lui lo rivedremo in Skype, perché anche lui è amante di Skype, e quindi lo raggiungeremo attraverso. Grazie Federico. Grazie Federico. A voi. Grazie di assistere alla trasmissione, perché Tennis World Italia ormai è diventato un punto fermo per noi, competenza, puntualità e simpatia anche, perché dobbiamo dirlo. Grazie a voi. Grazie di essere stati con noi. Fabiola, noi salutiamo i nostri amici sportivi, diamo appuntamento, ricordatevi la replica che sarà anche domenica mattina sulle frequenze di Nuova Rete alle 10 di mattina, quindi vi alzate con calma, la potete rivedere anche domenica mattina. Dopo di questo ci rivediamo l'anno prossimo. Auguri di buone feste. Auguri a tutti. Tanti auguri. E all'anno prossimo. Buona serata.